La disponibilità dei nuovi farmaci per la terapia dell'epatite C ha reso di fatto questa patologia ormai facilmente guaribile con farmaci dotati di estrema efficacia e scarsi effetti collaterali. Questo rende ragione della necessità di inviare al trattamento tutti i pazienti con la malattia, parte dei quali ancora oggi appare con una diagnosi misconosciuta, poiché molti di questi pazienti hanno scarsi sintomi, hanno lievi alterazioni dei test di funzione epatica e queste sono le motivazioni per le quali molti di essi, pur avendo l'infezione, non hanno ancora una corretta diagnosi. Sotto questo profilo, quindi, la necessità di far emergere i pazienti con malattia misconosciuta appare oggi un elemento di straordinaria importanza per poter consentire ai pazienti di giungere a una terapia definitiva per la loro guarigione. In quest'ambito, la Regione Friuli Venezia Giulia ha abbracciato un progetto importante che si è concretizzato con la preparazione e la messa in opera di un iniziale PDTA alla fine del 2019, nel quale vengono forniti degli strumenti di inquadramento diagnostico dei pazienti con alterazioni dei test di funzione epatica, all'interno dei quali viene suggerito anche un algoritmo virtuoso per poter far emergere le diagnosi di epatite cronica C misconosciute. Questo documento, inizialmente devoluto ai medici di medicina generale, ha lo scopo di creare un network virtuoso tra lo specialista e il medico di medicina generale al fine di poter rispondere a un bisogno di salute dei cittadini e dei pazienti che hanno questa malattia. Noi pensiamo che implementando questo percorso assolutamente virtuoso, nei prossimi mesi si possa giungere all'implementazione delle nuove diagnosi di questa malattia, mettendo al centro il medico di medicina generale nella gestione clinica dei suoi pazienti in ambulatorio.